Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare, singolare di collegamento, per la mia mancata presenza lì, ma per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo al Covid, volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle forze armate. E peraltro non volevo rinunziare in alcun modo a questo appuntamento, che considero di grande importanza per la Repubblica. Questa è un'occasione in cui si sottolinea come passare le feste lontano da casa sia un sacrificio, ma è anche un'occasione per rimarcare agli occhi dei nostri concittadini l'importanza del contributo delle forze armate alla sicurezza del nostro paese, ma anche alla pace e alla stabilità internazionale. E in questo momento così complesso, in cui la guerra ha cresciuto le difficoltà, ha accentuato le fragilità di condizioni già presenti in passato, l'Italia continua a fornire un grande contributo. L'Italia fornisce ancora, sempre di più, un contributo di grande importanza nell'ambito delle organizzazioni internazionali in cui opera e che sono i pilastri della nostra politica di sicurezza e di difesa, le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlantica, l'Unione Europea. La presenza così ampia nelle missioni all'estero sottolinea come l'operato delle forze armate rappresenti un grande concorso alla stabilità e alla pace del mondo. In questa occasione è più che doveroso, spontaneo, un pensiero ai caduti, per esprimere ancora una volta dolore, riconoscenza per il loro sacrificio e perché il ricordo non si accantoni come opportunamente e saggiamente fanno le forze armate curando nel ricordo. Siamo in un momento particolare dopo la pandemia e le difficili condizioni economiche e sociali che ha provocato, in aggiunta alle insidie tradizionali che vi sono. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha accentuato le difficoltà e ha, nella comunità internazionale, spinto a rimodulare gli atteggiamenti, gli assetti nell'impiego delle forze armate. Ci si occupava prima soltanto di stabilizzazione, si è tornato a occuparsi anche adesso di deterrenza. E quello abbiamo visto con alcune missioni nei Baltici, nei Paesi Baltici, in Romania, in Bulgaria e in diverse parti del mondo. Non posso che ancora una volta ringraziare le Forze Armate per trasmettere il senso di apprezzamento profondo che ricevo continuamente nella comunità internazionale per la capacità dei nostri militari all'estero nelle missioni che svolgono, per la loro capacità di comprensione del territorio, per la capacità di rapporto con le popolazioni, per la professionalità e per la grande efficacia dell'azione. Io ringrazio molto le Forze Armate, la Guardia di Finanza per l'opera svolta in queste missioni, che contribuisce alla stabilità, alla pace, ma trasmette anche in aggiunta, ed è importante, un'immagine dell'Italia rassicurante, protagonista, interlocutrice di grande affidabilità nel mondo. E vorrei concludere anch'io, come ha fatto poc'anzi il parammiraglio Cavotragole e anche il Ministro, ringraziando le famiglie, i familiari delle nostre donne e uomini in divisa, che assicurano un supporto importante per la loro attività così preziosa per il Paese. L'Italia è orgogliosa delle sue forze armate e io esprimo ancora una volta, riconoscenza per quanto fanno, per l'azione che svolgono in Italia e all'estero. E concludo con gli auguri e più intensi a tutte le donne, a tutti gli uomini delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, gli auguri più intensi, più grandi per il Natale e per un 2023 che speriamo sia di serenità e di grandi soddisfazioni. Grazie e auguri.